Oggi è il 6 marzo 2013 e auguro a tutti quanti voi una buona visione di questo video che ha come argomento la Sicilia e il presidente Rosario Crocetta. Il titolo è proprio Rosario Crocetta, un presidente rivoluzionario? Vi dico subito che dal mio punto di vista non lo è per nulla. Ma vi è un grande bluff attorno a tutto ciò che sta accadendo in Sicilia, che ha anche le sue ripercussioni nazionali, su quello che Grillo definisce l'esperimento della Sicilia. Cioè con questi attivisti del Movimento 5 Stelle che in Sicilia votano ciò che loro reputano più corretto, ovviamente con delle piccole bagarre, perché da una parte gli uni vorrebbero intestarsi alcuni provvedimenti, dall'altra parte il presidente Crocetta fa di tutto per apparire come grande rivoluzionario della bella Sicilia. La verità è che stiamo a zero e che il tempo delle chiacchiere è completamente finito. Di fatti concreti non ne abbiamo avuto neanche uno. Mi direte voi perché? Comincio subito col dire, per chi non lo sapesse, che la Sicilia ha un suo statuto speciale, che è ancora come statuto più antico della Costituzione della Repubblica Italiana. Non solo, ma la Sicilia ha un Parlamento che è tra i più antichi del mondo. Purtroppo questo statuto speciale, dal quale sarebbe dovuta derivare la vera autonomia regionale siciliana, non è mai stata goduta da nessun siciliano, perché vi sono sempre stati degli impedimenti e dei ricatti politici a livello nazionale, con ripercussioni ovviamente in Sicilia. Questo non accadde quando il PDL vinse 61-0 qui in Sicilia, ma non è accaduto nemmeno con deputati e senatori del centro-sinistra. Nella buona sostanza, la Sicilia è sempre rimasta lì dov'è. Guardate, io sono siciliano, nato a Palermo, ho 49 anni, sono padre di 6 figli, mi occupo di libera impresa e vi posso dire che sono arcistufo di sentire tanti che hanno della Sicilia l'idea di parassiti, fannulloni, sfaticati. È vero il contrario, è vero che se venisse applicato integralmente lo statuto della Sicilia, tante cose cambierebbero per i tanti che al nord si divertono ad etichettarci così. Perché vi dico questo? Perché noi abbiamo un articolo nel nostro statuto, che è l'articolo 37, che recita, per farlo in breve, così che tutte le aziende, anche con sede fuori dalla Sicilia, che qui hanno impianti, stabilimenti, comunque producono, fanno qualcosa qui in Sicilia, devono pagare qui le tasse. Il gettito fiscale va alla Sicilia. L'articolo 37 non è mai stato recepito da nessun governo siciliano. La Sicilia può benissimo legiferare in maniera autonoma sulla pesca. Purtroppo assistiamo quotidianamente a scene davvero tristi, perché il mondo, il comparto della pesca, tutto è con l'acqua alla gola. Mi direte, beh, ma se i pescatori non stanno nell'acqua, chi deve starci? Beh, c'è poco da scherzare, perché questa povera gente, oltre all'assurdo lavoro che fa, è costretta a non poter andare dalla costa, dico dalla costa, a oltre 12 miglia, cioè devono fermarsi entro le 12 miglia, dove tutta quella zona di mare non è per nulla più pescoso. Però la normativa europea dice così. Stranamente, studiando, incontrando gente, confrontandoci, veniamo a sapere che Malta, che credo faccia parte anch'essa dell'Europa e non del Burkina Faso, ha il comparto della pesca che può pescare sino alle 25 miglia. Va da sé che, potendo legiferare autonomamente in materia di pesca, un presidente rivoluzionario, una delle prime cose che debba fare è esattamente questo: dire da questo momento in poi i pescatori possono arrivare anche alle 25 miglia di distanza dalla costa. Anzi, sapete cosa vi dico? Vado in barca con loro per qualche sera, in modo tale da garantir loro con la mia presenza che ciò è vero. Perché cosa è accaduto? È accaduto, ad esempio, che per il novellame è stato detto che poteva essere pescato. Poi i pescatori hanno messo contenti le barche
in mare, sono andati per prendere il novellame, poi sono stati fermati alla capitania di porto, ci sono stati sequestri di imbarcazioni, multe salatissime, gente ancora più disperata. E il presidente Rosario Crocetta continua a fare il presidente della regione e quei pescatori hanno le barche sequestrate. Aggiungo anche un'altra cosa, che in Sicilia noi non abbiamo Equitalia, abbiamo la Serit, che è una società privata che applica tassi di usura. Arrivando a chiedere, nelle more che applica al contribuente, dei tassi veramente allucinanti. Bene, cosa fa un presidente veramente autonomista rivoluzionario? Stoppa e congela la Serit per almeno anni due, perché qui, per chi sta seguendo in questo momento, ripeto, è il 6 marzo 2013, la Sicilia è quasi tutta alla fame e alla sete. E forse qualcuno sta aspettando che ci scappi il primo morto, che qualcuno cominci a impugnare le armi e inizi a far da sé. Ma se è questo quello che vorranno, prima o poi accadrà. L'importante è che tanti di noi fino ad oggi stanno mettendo gentilezza, educazione, idee, intelletto per vedere come far cambiare le cose. Questo video nasce proprio perché siamo stufi di essere presi per il culo. Ieri sera Ballarò, c'era anche Crocetta invitato, e poi su Facebook ho letto dei commenti che inneggiavano a questo grande presidente. Va detto che ad oggi, e mi assumo completamente la responsabilità di ciò che sto dicendo, tanto è la verità, la vita di qualunque siciliano, povero, semipovero, normale, semiricco, ricco, non è cambiata di una sola virgola. Nel senso che io da siciliano, così come le tante persone che conosco, non ci siamo accorti che da 4 mesi vi è un governo in Sicilia che si sta battendo per il suo popolo. Ma sentiamo soltanto rotazioni di dirigenti e alti funzionari da un assessorato all'altro, perché dice lo stesso Crocetta, in Sicilia vi è il vizio della mangiuglia. Mangiuglia significa che la gente specula su ciò che fa. Beh, ma non è ruotando questi funzionari che tu elimini questo fatto increscioso, ma è sospendendoli. Se ne hai le prove, fai nomi e cognomi, non li ruoti e li sospendi, li butti fuori. Nella maggior parte dei casi, quello che si assiste sono soltanto sui giornali proclami sull'antimafia. E difatti, in linea con questo suo modo di operare, Crocetta ha presentato a queste elezioni nazionali una lista solo per il Senato con il nome Il Megafono. Sapete chi ha messo come capolista, e che poi guarda caso solo lui è diventato senatore? Non ha mica messo una persona del popolo, un responsabile di movimenti, qui c'è tantissima gente che si ha da fare, no, ha messo un tale Giuseppe Lumia, che è stato presidente dell'antimafia nazionale. Devo dirvi che è una persona che ha goduto moltissimo di questo ruolo di antimafia, nel senso che la sua fortuna è stata proprio dichiararsi apertamente antimafioso. Solo che vi sono persone che quotidianamente qui vivono e viviamo in maniera legale, che non accettiamo compromessi, che non paghiamo pizzo, e vi sono persone che invece chiacchierano solo di questo fenomeno, ma non hanno mai concluso nulla nella vita. E quindi anche il megafono porta un politico, altro che il rinnovamento. La cosa più inquietante riguarda due aspetti. Uno, i proclami di questi giorni passati sull'abolizione delle province. Quando ho saputo questa notizia ho detto, caspita, vuoi vedere che fa sul serio? Però una vocina mi diceva, beh amico mio, stai attento, sei uomo intelligente, non ti fare fottere così. Ringrazio quella vocina. Perché l'abolizione delle province, che nel nostro statuto è prevista, vi sono dei liberi consorzi tra comuni. Da un lato ha la partecipazione a titolo gratuito di tutti i sindaci, ma poi questo consorzio ha un presidente, un vicepresidente e bim bim bim, quindi non è che cambi granché. Cos'è che cambia? Cambia che se è una cosa inutile la chiudi e basta. Ma se invece non è inutile ed è utile, visto che noi abbiamo dei soldi che avanziamo dal resto dello Stato italiano nei confronti della Sicilia,
chiudere le province e farle diventare solo e esclusivamente dei consorzi significa che lo Stato non avrà più neanche l'onere del pagamento degli stipendi degli impiegati della provincia, il che significa un danno che va dai 240 ai 280 milioni di euro l'anno. Potete dirmi, beh, che ci importa? A un certo punto, se si dice di chiudere, si chiude. Certo, ma non si butta la gente in mezzo alla strada. Aggiungo che se un presidente autonomista e un presidente rivoluzionario volesse veramente portare la Sicilia ad essere, non dico una delle, ma la prima regione d'Italia, potrebbe farlo in pochissimo tempo. Come? Innanzitutto ripristinando l'alta corte, che è stata tenuta congelata ad occhio dal governo nazionale. Ed è quell'alta corte che dice: il governo italiano ha fatto una legge, per noi è giusta o è sbagliata? È giusta, bene, allora noi la incameriamo alle nostre, non ci riguarda, è sbagliata, non la prendiamo. In Sicilia per adesso è esattamente al contrario, ovvero sia che la Sicilia emana dei provvedimenti legge, vi è il commissario dello Stato che le impugna, il quale sistematicamente le impugna perché deve far tornare i conti a chi di dovere, certamente non al popolo siciliano. Ma questa alta corte ad oggi ne ha soltanto crocetta di chiacchierato, non è stato avviato nulla per il suo ripristino, ma proprio nulla, non vi è un documento in tal senso. Secondo aspetto importante, che riguarda quell'articolo 37 di cui vi parlavo prima. Va da sé che io, se fossi stato il presidente della regione siciliana, avrei detto: la prima cosa in assoluto che si fa è proprio l'approvazione dell'articolo 37, cioè diventa la sua applicazione ufficiale. E allora che cosa accade? Che vi faccio due conti: dai carburanti e dai petrolchimici che qui lasciano fame e fumo, sia a Gela, dove peraltro lui è stato sindaco e non vi sono provvedimenti contro il petrolchimico da parte di Crocetta, strano, però è così. Quindi dai petrolchimici di Gela, Priolo, Milazzo, dove vi ripeto resta soltanto fumo e fame, un grande inquinamento ambientale, in tutti questi anni nessuno di questi maiali si è degnato di far costruire un polo oncologico per la tanta gente che in queste zone si è molto ammalata. Allora questi dovrebbero versare qui il gettito fiscale che deriva da cosa? Dall'estrazione, dalla raffinazione del ben 42% del fabbisogno nazionale di tutta Italia del greggio, capite? In Sicilia si estrae tanto. Noi però paghiamo i carburanti quasi a 2 euro. Siamo la regione che li paga più cari di tutti e questo è assurdo. E allora quando tu dici da questo momento in poi vige l'articolo 37, mi lasciate i soldini qui in regione perché questo è previsto dal nostro statuto, e dal gettito fiscale che ne deriva, dai petrolchimici, dagli istituti di credito, dalle assicurazioni, e vi lascio immaginare imprese, aziende, Fiat, questo e quell'altro, avremmo noi un gettito fiscale che è ben superiore ai 50 miliardi di euro l'anno. A quel punto sopprimi le province, puoi dare non un assegno vitalizio, ma lo stipendio, cercando di far svolgere servizio sociale o altre cose senza mortificare nessuno, a tutti i dipendenti della provincia che sono stati assunti dalla politica, ed è la politica che deve garantire. In Sicilia abbiamo gli ASU, sono dei lavoratori socialmente utili, peccato che guadagnano la bellezza di 540 euro nette al mese e basta, cioè non vi è nessun aspetto contributivo loro versato, per cui non è sicuramente in questo momento colpa di Crocetta, ma in Sicilia la regione siciliana continua a mantenere il lavoro in nero, non solo, è anche mal pagato, perché ad oggi dicembre e gennaio non sono stati pagabili, figuriamoci febbraio. E comunque è gente che ha le proprie scadenze, è gente che ha famiglia ed è gente che non ha altre risorse o alternative. Un presidente rivoluzionario comincia da quel punto che ti aiuta a liberare tutti gli altri ed è proprio dal gettito fiscale. Qui addirittura avrebbe potuto proclamare zona franca, così come ha fatto la Sardegna, in 5 giorni. Un'ultima cosa. Avete letto in questi giorni, ho assistito anche in
commenti nazionali a questa faccenda sgradevole del MUOS di Niscemi. Niscemi è una bellissima cittadina in provincia di Caltanissetta, quella provincia da cui viene anche Giancarlo Cancelleri, che è il capogruppo all'Assemblea regionale siciliana del Movimento 5 Stelle. Che cosa è accaduto? È accaduto che negli anni sono stati montati in una base americana, in contrada Ulmo, parecchie antenne che servono per le comunicazioni, adesso ci dicono che servono per gli asteroidi, domani ci diranno che servono per fare frittata e Nutella. Il punto qual è? Che sono arrivate due enormi parabole e sono entrate comunque dentro la base per essere montate. Nel frattempo è stato detto Crocetta e i giovani attivisti del 5 Stelle e qualche altro hanno detto basta, dobbiamo prima capire se queste cose fanno male o meno, pertanto è stata chiesta la revoca, che sostanzialmente porta in sé l'annullamento del contratto che fece Raffaele Lombardo, il presidente precedente, insieme a quel genio di La Russa che all'epoca era ministro della Repubblica Italiana. Quindi questa revoca deve fermare i lavori, ma la revoca dipende 30 giorni, il tempo che è stata fatta. Se non fosse stato per un gruppo di volontari e di gente molto per bene, di Niscemi, il Comitato delle Mamme, un grande Beppe Maida che da anni, in tempi insospettabili, combatte contro questo fenomeno, non sarebbe accaduto nulla. Certamente Crocetta in campagna elettorale aveva preso l'impegno. E allora che cosa accade? Accade che questa revoca va mandata alla base americana, la quale base americana non fa entrare il funzionario che doveva loro consegnarla, se non che viene inviata per posta all'ambasciata americana a Napoli. Da quel momento in poi il console si mette in contatto con Crocetta e dicono che per adesso deve essere revocata. Gli americani cominciano a ridere perché dicono: ma scusate, l'avete firmata voi come italiani, perché adesso la revocate? E lui dice: perché dobbiamo vedere se fa male o meno. Pertanto, siccome lo studio era stato fatto soltanto da ingegneri e non avevano affatto chiesto al mondo sanitario se le interferenze di queste onde elettromagnetiche in effetti arrecassero danno alle popolazioni vicine per un raggio d'azione enorme, vastissimo, sono iniziate le relazioni che hanno detto che queste onde elettromagnetiche fanno male. Che cosa accade? Accade che un fisico nucleare, mica uno che vende il panino con le panelle qui da noi in Sicilia, un fisico nucleare di levatura mondiale che si chiama Zichichi, esce esordendo dicendo così: le onde elettromagnetiche del MUOS non fanno affatto male. Vi lascio immaginare quello che è accaduto, ma delle due una: o Zichichi aveva bevuto troppa birra, o Zichichi dice la verità. In ogni caso, Zichichi è un assessore regionale nominato proprio da Rosario Crocetta. Ma è tutto un bluff. È tutto un bluff perché questa mattina, proprio al presidio dove vi erano le mamme, lì incontrata a Ulmo, è arrivato un pulmino con i vetri oscurati e allora le mamme si sono messe davanti, e da tanti mesi che questa gente fatica lì a Niscemi per impedire il passaggio e per chiedere chi vi fosse dentro. Sono arrivate le forze dell'ordine, le hanno trascinate via in malo modo, le hanno fatte cascare a terra, le hanno con violenza spostate. Tre mamme sono finite in ospedale e sono in questo momento in cui vi parlo sottoposte a indagine radiologica per vedere se hanno qualcosa di rotto. E tutto questo in barba all'articolo 31 dello Statuto siciliano, che dice che il presidente della regione è anche il capo delle forze dell'ordine qui operanti. E allora, Crocetta, facci capire. Non si possono permettere queste cose. E allora, com'è possibile che è accaduto ciò che era già accaduto? Come questa mattina, con un vicequestore in capo che dice: carica, quando vi è un provvedimento dell'ARS, del governo siciliano, che dice che è stata richiesta la revoca. Dici la verità. Di a tutti se sei in condizione di revocare il MUOS oppure no, perché dal mio punto di vista, sappiatelo, queste antenne si faranno,
tranne che non ci vediamo veramente tutti, tutti con tutti i corpi messi lì davanti, e evitiamo che accada ciò che qualcuno vuole che accada. Ma è tutto un bluff. È tutto un bluff perché proprio questa mattina è arrivata una notizia clamorosa dove viene revocato e sospeso il provvedimento che doveva abolire definitivamente le province. Adesso io dico al presidente Crocetta: caro presidente, il tempo delle chiacchiere è finito, o se preferisci in siciliano, i chiacchiere fener, ci vogliono proprio i fatti. E i fatti sono che tu non devi fare la revoca per le due antenne del MUOS, quelle a forma di parabola, perché ne sono altre 40 che da tempo continuano a martellare di queste onde elettromagnetiche questa popolazione vasta che è dalla piana di Gela, Niscemi. Vi sono circa 100 km di, credo non vorrei sbagliare, se di raggio o di diametro di azione di queste onde elettromagnetiche. Tu devi chiedere che venga fermato tutto immediatamente, fai fare tutti gli esami, tutte le analisi che reputi opportuno, dopodiché li si autorizza o meno. Tu non puoi dire che chiudi le province quando poi il presidente della commissione che è stato nominato per gli affari legislativi all'ARS, affari istituzionali, ti blocca il provvedimento perché dice non c'è più il tempo per far slittare le elezioni delle province. Ma allora tu cosa fai, propaganda? La Sicilia è molto stanca, ma molto stanca di finti presidenti. Se vuoi, da domani mattina lo cominci a fare seriamente, oppure ti dimetti, perché devi ricordarti che hai avuto appena il 10,3% del consenso regionale. Perché non ti dimenticare che in Sicilia, oltre il 56% dei siciliani non ha votato, per cui di quel 44% il tuo consenso è pari al 10,3%. Hai trovato questa strada con i giovani del Movimento 5 Stelle, stanno uniti a forza i politicanti messie dell'UDC, ma la Sicilia non ha bisogno e non vuole più gente che continui a prendere per il culo. O da domani mattina fai il presidente, come è giusto che tu lo faccia, oppure ti dimetti e fai in modo che venga fuori una persona che possa realmente tirar fuori la Sicilia da questo gran casino. Un'ultima cosa, circola la notizia che vorrai mettere nel mercato siciliano i cosiddetti Trinacria Bond, facendo valutare tutti i mobili di proprietà che la regione siciliana ha, per dare, diciamo, respiro all'impresa. Non si capisce se alla media, alla grande, alla piccola, alla già morente e quasi finita impresa. C'è una persona che si chiama Giuseppe Pizzino, che abbiamo conosciuto e che da tempo ha fatto uno studio interessante sulla moneta chiamata grano, che partirebbe come complementare e poi diventerebbe alternativa. Ecco, va detto che la Sicilia ha una zecca e quindi potrebbe anche stampare moneta sovrana in Sicilia. E state attenti, questa sarebbe la vera sfida e il vero esperimento che potrebbe partire dalla Sicilia e che potrebbe avere a macchia d'olio ripercussioni in tutte le altre regioni d'Italia. Con l'augurio che da domani mattina nessuno più continui a prendersi per il culo, vi saluto e vi terrò informati. Ciao a tutti.